pavoni, cigni, aironi. Sono loro che abitano le risorgive del fiume Lia. Ed è in questo punto della natura che le chiare, fresche, dolci acque tornano alla luce. Ed era nel 1800 che in queste terre passavano i viandanti della direttrice Aquileia Opitergium e si fermavano nelle varie osterie di passaggio per potersi ristorare. E noi di Itinerari vogliamo ripercorrere a San Polo di Piave le strade, le emozioni, i gusti di questa terra e di quel passato. Un passato che è diventato storia, una storia che vive anche al giorno d'oggi. Le origini di San Polo di Piave sono molto antiche e ne parliamo con Vinicio Cesana. Buongiorno Vinicio. Buongiorno. Sì, dai ritrovamenti archeologici effettuati nel corso dei tempi, purtroppo molti anche dispersi che non sono stati conservati, ci testimoniano un insediamento a partire dal IV secolo a.C., in periodo preromano. E questo lo pensiamo dovuto soprattutto alla purezza delle acque risorgive. Siamo in una zona dove le acque sgorgano libere nel corso dei tempi, che permettevano la sopravvivenza di queste clan di persone e anche degli animali da allevare. Come abbiamo detto prima, su queste terre passavano i viandanti e si fermavano sulle varie osterie di passaggio. Sì. Osterie che sembra impossibile, ma vivono ancora al giorno d'oggi. L'importanza di questa via, che osiamo dire strategica, ci è documentata appunto da questa presenza di ricchezza di osterie, alcune delle quali si trovano proprio nei luoghi caratteristici, soprattutto per esempio nei guadi del Piave, quando dovevano attendere per il passaggio del Piave. E la ricchezza di San Polo è stata che nei tempi passati avevamo quasi una ventina di osterie, qualcosa di incredibile per un paese che attualmente è sui 5.000 abitanti. Ecco, dovuta soprattutto per il passaggio dai secoli fino ai tempi più recenti. Osterie sì che vivono, ma che ci faranno anche rivivere emozioni importanti. Qui ci troviamo al Gambrinus, osteria storica di San Polo di Piave, e ne parliamo con Pier Christian. Buongiorno Christian. Buongiorno Ida, felice di accoglierti. Al Gambrinus parcheggiava una scritta fin dai tempi antichi. Certo, era fermati o passeggero, un solo momento, se dal Gambrinus vuoi partire contento. Dal Gambrinus, un nome particolare, perché Gambrinus? Beh, allora riteniamo, gli studi insomma ritengono che il nome sia una ambivalenza, sia un connubio di due ipotesi. Il fatto che qui nelle fresche acque del fiume sorgente Lia pullulavano gamberi, vivevano gamberi, indicatori della purezza delle acque, e quindi il nome fonetico, ma anche il nome di Gambrinus, inventore della birra, monaco della guerra delle Fiandre, e quindi probabilmente gli allora pellegrini che passavano di qua, che andavano verso il nord, come già detto, pensiamo che abbiano portato questo nome che foneticamente richiamava appunto i gamberi. Gamberi, bisatte e anguille, sì signori, abbiamo già la collina in bocca, cosa dici? Entriamo? Entriamo, via. Christian, che meraviglia, passare questi corridoi, veramente si respira un'atmosfera legata al passato, con arredi anche originali. Sì, sicuramente. Gambrinus non è solo storicità, insomma è anche attualità, evoluzione, però la parte più affascinante probabilmente resta sempre l'osteria, la parte più antica. Allora passiamo subito in osteria, perché io so che tu hai preparato un piatto tipico. Naturalmente abbiamo parlato sì di terra, ma anche di acqua, perché certo. No, proprio il baccalà ci farai assaggiare. Grazie. Allora qui Ida,
Ti proponiamo uno dei nostri piatti storici di queste mura della Bottega Gambrinus, che è il baccalà alla sampolese, che è una rivisitazione del baccalà alla vicentina con un tocco di pomodoro e un altro ingrediente. Insomma, è un piatto caratterizzante. Naturalmente il piatto simbolo è sicuramente i gamberi alla Gambrinus, che è un piatto che oggi serviamo solamente al ristorante. Difficile lasciare questo posto, ma la curiosità mi porta in centro paese, all'osteria ad Agino, dove il nostro sindaco Nicola Fantuzzi mi sta aspettando. Eccola l'osteria ad Agino. Entriamo, ma sappiate che qui è rimasto fermo tutto nel tempo. Sindaco, buongiorno. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Sindaco, che bello entrare, sentire il vociare della gente e poi i canti di una volta. Esatto. In questo posto. Esatto. Beh, questa è una fotografia sul passato. Abbiamo questa chicca, fortunatamente, qui a San Polo di Piave, un'osteria che il prossimo anno farà 100 anni. 100 anni di storia. Questi sono 100 anni, appunto, fotografati istantanei. E si beve ancora il buon vino. Il buon vino, eccolo qua, Espressetto de Vin. Sì, alla nostra. Alla nostra. Oh, eccoci qua. Che bello, sindaco, entrare al calduccio della cucina economica, proprio come una volta. Ma qua si beve e si canta. Posso... E si mangia. I famosi cicchetti. Siamo il bicchier, facciamo il cin cin, beviamo. Tutto il mondo fa cin cin, sollevando il bicchiere di vin. Cin cin, evviva! Eccoci qua, l'acquolina si dice che viene mangiando, ma anche no, anche solo guardando, perché questi sono i classici cicchetti che si possono mangiare qui all'osteria d'Agino. Cicchetto che vuol dire in veneziano piccola porzione, piccola giusto porzione, per stoccare la fame. Ma ce ne sono effettivamente di tanti tipi. Il giovedì, ad esempio. Giovedì pesce, perché solo il giovedì. Solo il giovedì perché? Perché qui c'è il perché mercato. Perché c'è il mercato. Quindi pesce fresco, eccolo qua. E se poi? No, abbiamo i paninetti con vari salumi fettati o i crostini. Eccoli i nostri cicchetti, Elisa, che devono essere per forza accompagnati dall'ombra de vin. Ombra de vin, bicchierin de vin, no. Qui si chiama bianco rosso, qui si chiama ombra, ma voi lo sapete, gentili telespettatori, perché si chiama ombra? Sì, perché i viandanti che passavano per Venezia si sedevano sotto il campanile a ristorarsi, chiedevano il bicchierino di vino e da allora si dice dame un'ombra de vin all'ombra del campanile di San Marco. E qui le tradizioni sono rimaste intatte, allora, come adesso. Il nostro viaggio continua e ci spostiamo all'Osteria Altiziano, una locanda storica pluricentenaria, con una leggenda quasi da raccontare. Naturalmente, lì troviamo Vinicio. Dove ci troviamo qui esattamente? Ecco, questa antica osteria si trova proprio nel cuore di San Polo, proprio nel centro vitale, dove ci sono anche le attività più importanti sia di quel tempo sia attualmente. Pensiamo soltanto che fino a pochi anni fa di fronte a questa osteria c'era lo stadio comunale, dove si giocava, la squadra del calcio giocava già alla fine della Prima Guerra Mondiale. Perciò un punto di ritrovo per gli appassionati sportivi, per i cacciatori e per la vita stessa del paese. Lascio Vinicio e mi accomodo al tavolo, dove mi aspetta, neanche a dirlo, il sindaco. Eccomi qua. Ciao Ida.
Benvenuta. Siamo pronti Pronta per mangiare. Pronta per un nuovo piatto della tradizione. Sì, vediamo cosa ci portano. Qua. Allora, signori, tagliatelle all'anatra, per la signora, e la trippa alla parmigiana. Grazie mille. Non si può rinunciare a un piatto di trippe. Assolutamente no. Qui a San Polo. Tra l'altro, un piatto proprio tradizionale e proprio con la locanda del Tiziano. Ogni giorno in cui l'Avis territoriale fa la donazione, la locanda del Tiziano prepara un piatto di trippe per chi ha donato, per rifar sangue, oltre a un buon bicchiere di vino nero. Perché si dice così, quindi, che la trippa fa sangue. Esatto. Riccardo, trippa alla parmigiana è un piatto, diciamo, che si usa mangiare anche il giorno di mercato. È certo, vero che qui certo, è di mercoledì. Non posso non chiederti la ricetta molto velocemente per i nostri telespettatori. Qual è il segreto per un buon piatto di trippe? Segreto, a parte gli ingredienti che sono un po' conosciuti a tutti, ci vuole tanta esperienza, che quella purtroppo c'è solo la mamma che può. Ho sentito una spezia un po' particolare in questa trippa. Può esserci che abbia sentito la noce moscata. Esattamente quella, la noce moscata. Quanta cottura per una buona trippa? Perché è un piatto con una lavorazione molto lunga. Sì, almeno 4 ore, 3-4 ore. Sindaco, ma perché questi ottimi piatti in tutte le trattorie di San Polo di Piave? Sono impressionante. Veramente è una cucina che io non avrei... No, non è che mi tocca. Io torno qui a mangiare. Molto volentieri. E noi ti ospitiamo molto volentieri. Si sente l'esperienza di un tempo antico. Ma tu pensa, sindaco, che io sono astemia e non bevo vino. Invece nelle vostre osterie riesco a berlo. E io credo sia proprio in virtù dei piatti che mangio. Piatti buoni, vino buono. Acqua buona, visto che siamo in zona di risorgiva, San Polo di Piave ha le sue belle caratteristiche. Per ora il nostro viaggio si interrompe qui, ma solo per un attimo. Sì, perché continua nella seconda puntata con le tante osterie di San Polo di Piave all'ombra della Torre di Rai.